Ritorno al futuro. Ora, si può dire davvero. Perché il Pomezia calcio, dalla sua presentazione all'Hotel Cimone, di pacco per la stagione sportiva 2014-2013. E cerca di fare un grande stile, presentando l'organigramma e lo staff societario per la prossima stagione, con il presidente Federico Coculò e il direttore generale Piero Pei, in grande stile, presentando il nuovo direttore sportivo, Angelo Cristofoletti, così come il nuovo, vecchio allenatore, Francesco Ponzi. La nuova annata rosso-blu viene presentata mano a mano dal nuovo addetto stampa della formazione. Valerio lascia pian piano poi la parola al presidente della formazione rosso-blu e del Pomezia Calcio, Federico Coculò. Ogni anno cerchiamo di iniziare a trovare stimoli in tutto quello che può essere un'organizzazione sia onerosa che pesante. Possiamo non essere stati bravissimi in passato, ma non toglie che cerchiamo sempre di migliorarci. Ringrazio innanzitutto le persone che mi sono vicine costantemente, tutti quelli nominati fino adesso, non ultimo Enzo Renna che ci fa trovare sempre un impianto perfettamente funzionante. Qui c'è rinnovato entusiasmo, non tanto per aver cambiato il nome, ma che di fatto dopo 4 anni di presenza sul territorio c'è passo giusto comunque sia votare in pieno la causa cittadina, cercare insomma di essere, di attivarci anche un pochino di più la città stessa che in questi anni magari c'ha un pochino snobbato, magari anche dei vecchi vissuti anche giustamente. Presentazione poi prosegue con il direttore generale dei rosso-blu, Piero Pieri, vero architetto di questa nuova avventura. Qualcosa di unire le forze qui sul Pomezia, sul territorio. Ho fatto degli incontri, mi dovete credere, da gennaio ha anche dichiarato, c'era la Rete quando stava Rete Oro, che avevamo fatto una fusione. Ma io non è che mi invento o cerco da fare pubblicità perché sinceramente faccio un altro lavoro, cioè non è che lo faccio perché. È che in realtà erano chiusi degli accordi, poi purtroppo per vari motivi i licenziatori sono andati avanti. Non ultimo quello appunto che poteva essere dietro di Di Maio all'interno della società che sicuramente avrebbe dato un supporto notevole, alla fine non è che si è fatto perché poi non si è fatto perché non si capisce perché non si è fatto, però noi ci siamo rimboccati le maniche, siamo ripartiti su quello che è il nostro progetto e portiamo avanti con molte difficoltà, con molte problematiche, però cerchiamo di portare avanti. Si vincono i campionati, mi fa piacere che noi abbiamo dei giocatori che stasera sono presenti, poi mi presenteranno. Dalla mancata fusione si passa poi al nuovo allenatore, ossia il ritorno dopo l'esperienza a Rieti di Francesco Ponzi, che presenta essi stesso il poker di acquisti che il Pomezia ha già regalato ai suoi tifosi, da Flore all'Opinto, passando per Pasticci fino al vero cuore, quel Ciccarelli praticamente soffiato a Procisterna. Si conclude con le ultime parole del presidente Federico Coculò. Questa società non è Real Madrid, però non è nemmeno l'ultima, comunque sia, ha oltre 63 anni di storia, continui, e chi l'ha lasciata a me vuole garanzie sul fatto che ci sia continuità sportiva, non che con l'affetto che ci sia stata, perché di vero lui è stato la massima espressione di calcio come prima.